Eccoci qui, buonasera Cosetta. Buonasera. Come sta andando questo Sette Colli, questo premio Sette Colli? Com'è? Benissimo, è pieno di gente che mangia, che si diverte. Ancora dobbiamo fare le premiazioni, però per ora tutto ok. Tutto ok, tu sei tifosa? Io sono tifosa italiana, amo l'Italia, amo la mia terra e quindi tifo l'Italia, non tifo una squadra in particolare. Tu di dove sei originaria? Sono veneta. Veneta. Come sono andate le feste di Natale, il nuovo anno, come procede? Molto molto bene, molto rilassante, io faccio snowboard, quindi sono stata in montagna, ho sciato, mi sono divertita, sono stata con la mia famiglia che vedo pochissimo, essendo appunto che la mia famiglia abita nel nord, io invece sto qui a Roma e quindi è un'occasione il Natale, le feste di Natale per stare insieme ai miei... Quindi ti scateni con lo snowboard, vai su, sì, fuori pista. Sì, una spericolata di quelle numero uno proprio. Il regista ti dice no, mi raccomando non farti male, sono male. Infatti l'unica cosa che diciamo vado un po' piano proprio perché evito di rompermi una gamba, insomma per il mio lavoro, perché essendo io una ballerina e un'attrice... Anche ballerina. Un po' grave. Ballerina classica o ballerina moderna? Ballerina diciamo principalmente moderna, però ho iniziato facendo classica, quindi sono anche una ballerina di danza classica. Ascolta Cosetta, ha nevicato, ho trovato neve abbastanza, dove sei stata, in quale posto? Trentino Alto Adige, esattamente la Varone Chiesa, poca neve, la Varone, non è stata un'annata molto... È stato caldo. Esatto, è stato caldo, però un giorno ha nevicato ed è bellissimo perché l'atmosfera della neve che scende, certo, del bianco, è bellissima. Senti Cosetta, cosa stai facendo? Parliamo di lavoro, cosa stai preparando? Allora, stai girando, perché tu sei essenzialmente un'attrice. Sì, di cinema principalmente. E a febbraio inizio a girare un film in lingua inglese per il mercato internazionale, è un horror, e dopodiché subito dopo inizio a fare le prove di uno spettacolo che sarà qui a Roma. Debutterò il 18 marzo al Teatro Ambra Garbatella con Amaranto. E dopodiché forse volo in Colombia, adesso devo fare un provino per una serie televisiva colombiana e quindi vediamo, incrociamo le dita e speriamo bene. Quindi a 360 gradi? Proprio. Sì, assolutamente. Canti pure? No, diciamo che canticchio, però in questo spettacolo mi faranno pure cantare, aiuto! Quindi oltre che attrice cinema, televisione, danze... Faccio anche altre cose. Tantissime altre cose. Sì, ad esempio diciamo che il 20 febbraio inauguro il mio ristorante qui a Roma. E quindi li voglio tutti, non dormo mai. Sono molto attiva. Bene così. Dove si trova? Allora, attenzione, apriamo le orecchie, scoop. Si chiamerà Caio. Caio, nome romano, Caius. Caio, sta vicino a Piazza dei Giochi Delfici, esattamente a via di Villa Laucli 1. Giochi Delfici, Cassia, esatto. Via delle Medaglie d'Oro, quindi sopra l'Olimpico possiamo dire. Quindi sportivi, dopo aver visto la partita, vanno a trovare la cuoca, tra virgolette, la chef Rosetta e Cosetta. Mi piace anche cucinare. Mi sto emozionando, vedi, inizio a... Mi piace cucinare, a casa cucino tantissimo. Il ristorante? Soprattutto i dolci, però il ristorante no, però ristorante qualche... è solo diciamo però proprietà qualche, mia. Qualche spettacolino lo fai però? Sì. Una ballata? Sì, perché c'è un parco di 10.000 metri quadri che faremo di tutto di più, spettacoli, inviterò tutti i miei amici artisti, quindi... Ti veniamo a trovare, ti veniamo a spiare. Ci conto, anzi all'inaugurazione ci dovete essere. Subito. Voi ci dovete essere. Tranquillo, sicuramente. Perfetto. Allora, buon anno. Tu di che segno sei, scusa Cosetta? Pesci. Che ne pensi dei pesci? Pesci, che periodo è? Marzo. Marzo, quindi ci siamo. Però. Sì, sì, tra poco. Un segno doppio. Dicono così. Che però... bordì, a Roma dice, che bordì doppio. Esatto. Invece che uno, due è meglio. No, dicono doppia personalità, però no, per, no. Me, per quanto mi riguarda no, io sono chiara, limpida e trasparente, così è vero. Vedete, è vero. Sono. È vero, complimenti, grazie. Grazie, per la tua, grazie a te. La tua disponibilità, ciao. Grazie a voi. Grazie, ciao.